Sotterranei Pop, il rock di RLB. Questo è Son of the Dust, title track del nuovo album di Movie Star Junkies, che andiamo adesso, come nostra buona abitudine, a scandagliare nel profondo, grazie alla cortesia del nostro ospite che sta dall'altra parte del telefono e che è Stefano Isaia, appunto voce e chitarra dei Movie Star Junkies. Buonasera Stefano. Buonasera e benvenuto a Sotterranei Pop su RLB. Allora, grazie mille. Innanzitutto iniziamo subito a parlare di questo nuovo album. Che numero siamo di album vostri? Ma ufficialmente questo è il terzo LP, se contiamo anche il disco che è uscito per la Avant Records, che si chiama Junkiers, e tra l'altro è stato ristampato in questi giorni, è il quarto, però Junkiers era solo una raccolta, diciamo, di outtakes dal 2005 al 2007. Gli album ufficiali sono tre, questo qua è il terzo. Terzo album che, se vogliamo, ha un
po' di più accentuato, diciamo così, questa vena desertica, no? Che esce da queste canzoni. Ci puoi raccontare un po' che evoluzione c'è stata fra il disco precedente e questo? Ma diciamo che c'è stata un'evoluzione che per me è stata abbastanza naturale ed è dovuta un po' agli ascolti che abbiamo avuto negli ultimi anni in furgone. Abbiamo ascoltato roba molto più tranquilla rispetto agli anni precedenti. Fondamentalmente a Poison Tree è un disco molto più elettrico e molto più distorto, c'è un sacco di fase, c'è ancora moltissimo garage, mentre qui abbiamo innanzitutto per la prima volta registrato in presa diretta, perché le canzoni avevano più una forma canzone, appunto, e abbiamo scelto di registrare appunto un suono molto caldo con un basso semiacustico, chitarre abbastanza pulite, appunto è stata, diciamo, una cosa, come ti dicevo, non studiata, abbastanza naturale, anche perché dopo a Poison Tree avevamo fatto un'uscita con 4 brani che erano rimasti fuori dall'album, che è questo 10 pollici che era uscito per la Ghost Records e per la Kill Shaman in America, ed era un 10 pollici molto molto potente, distorto e selvaggio, quindi avevamo bisogno di abbassare un po' il tiro e andare un po' più sulla ballata tradizionale. È anche un po', come dire, il tempo che avanza, la maturità che si conquista, no? E che quindi è, non che non si voglia essere sempre scatenati, no, ma soprattutto è molto più difficile probabilmente abbassare il tiro e andare più piano che andare più veloce e fare la voce grossa, quindi credo che man mano che uno va avanti inizia a affilare un po' e a diventare un pochino più calmo, ma anche un pochino più preciso. E allora, canzoni un po' crepuscolari, come abbiamo ascoltato da questo brano che dà il titolo all'album, ma anche, insomma, una vena blues che comunque pervade tutti i brani di questo disco, che naturalmente si evolvono e si fanno apprezzare anche per una certa varietà che comunque non inficia l'amalgama di questo lavoro. Parliamo un po' di queste canzoni, cosa raccontano, ecco, perché avete scelto proprio Son of the Dust come title track, magari non una qualsiasi altra canzone dell'album. Abbiamo scelto Son of the Dust perché il figlio della polvere è il protagonista di questo racconto. Innanzitutto questo album nasce intorno a un racconto che avevo scritto io, e i brani dell'album sono, diciamo, gli episodi o i capitoli di questo racconto. Quindi questo Son of the Dust è questo contadino di questo paesino rurale in cui non piove da mesi, e in questo paese arriva uno straniero che dice che per far piovere di nuovo bisogna gettare la statua del santo nel pozzo, come facevano gli antenati di quella terra lì. E il prete di questo paese ovviamente si oppone a questa scelta, perché dice che bisogna credere in Dio per far sì che ritorni a piovere, e questo contadino, questo figlio della polvere, un po' il capro espiatorio, decide a un certo punto di essere lui quello che compirà l'impresa, getterà la statua nel pozzo, e a quel punto, visto che il prete è l'unico che si oppone, legherà il prete alla statua e getterà anche lui nel pozzo. E l'epilogo della vicenda è che non si sa se per volere di Dio o per volere del rito o per casualità inizia effettivamente a piovere, piove per settimane, piove per mesi, i fiumi esondano e la moglie del contadino, che era quella che lo ammoniva, viene poi spazzata via. Questo è il racconto di Son of the Dust, insomma. Ed è un racconto che si traduce in canzoni, allora ne ascoltiamo un'altra, questa è The Damage Is Done.
Questa era The Damage Is Done, un altro brano tratto da Son of the Dust, terzo album per i Movie Star Junkies. Stiamo parlando insieme a Stefano Isaia, che è il nostro gradito ospite dall'altra parte del telefono. Senti Stefano, anche questo brano mette poi in risalto una delle caratteristiche di questo album, che impreziosiscono le canzoni. Non so, c'è una cura maggiore sicuramente negli arrangiamenti, come richiede il tipo di suono, ma forse l'elemento nuovo è anche questo ricorso all'uso dei cori, che sono molto più presenti, molto, che danno veramente un senso un po' alla costruzione di ogni brano. Sì, era un po' di anni che volevamo avere delle voci femminili, soprattutto. Adesso non è il caso di questo brano che abbiamo ascoltato, però in Son of the Dust o Colston Road o A Long Goodbye ci sono questi cori di queste due ragazze di Limoges che abbiamo conosciuto ormai un bel po' di anni fa, andando in tour da quelle parti lì. Sono Nathalie e Maya, e la loro collaborazione è stata preziosa, perché secondo me i brani sono quasi decollati grazie a loro, e questa sì è la grande novità di questo album. Oltre a loro c'è anche Federico Zanatta dei Father Murphy, che con questa sua voce, che a volte sembra una voce da tenore molto bassa, ha cantato in Colston Road. E per ultimo, per ricordare anche lui, c'è anche Michele Guglielmi, che ha suonato il Fender Rhodes in Dust Storm. Questi qua sono, diciamo, sono le ospitate di questo album qua. A noi piace sempre, diciamo, circondarci di amici quando registriamo. Certo, come è giusto che sia. Poi insomma, anche cercare di arricchire il suono, insomma, andando a pescare poi non solo fra gli amici, ma anche insomma fra gente che sa il fatto suo, come, esatto. Insomma, perché è sempre meglio, no, andare a migliorarsi. Con il confronto mi viene da pensare un po', siccome non c'è una scena italiana vera e propria dedicata a un certo blues rock, o se vogliamo rock molto, molto classico, no? Molto americano, anche se ci sono tantissimi gruppi che lo suonano. Ecco, in questo senso il confronto con colleghi italiani avviene? Se avviene, come avviene? Insomma, sì. Beh, noi siamo partiti, come soprattutto le primissime cose di Movie Star Junkies avevano un retrogusto garage punk, quindi e poi comunque io e Vincenzo abbiamo suonato, sono più di 15 anni che suoniamo assieme. Prima suonavamo in un gruppo che faceva surf, quindi eravamo già in questo giro piccolo, giro garage che c'è in Italia, e le prime date diciamo le abbiamo trovate così, o organizzando concerti di gruppi garage francesi o italiani o americani a Torino, quindi con uno scambio di, diciamo, di favori, se vogliamo, in questo piccolo giro molto do it yourself. E quando sono nati i Movie Star Junkies, oltre ad avere questo lato garage, avevano un lato molto noise, soprattutto nel periodo in cui eravamo in due o in tre, e quindi abbiamo iniziato anche a allargare un po' i contatti. Siamo entrati in un piccolo giro underground di musica più sperimentale, che ha fatto sì che conoscessimo un sacco di gruppi che con noi apparentemente non c'entrano magari molto musicalmente, ma che però sono molto affini a livello di attitudine, quindi Hiroshima Rocks Around, Intaire, G.A. Joe, tutto questo giro di band storte, diciamo. E adesso come adesso continuiamo ancora ad avere quelle amicizie lì, e sebbene il sound nostro sia diventato un'altra cosa, abbiamo ancora, diciamo, le radici ben piantate in quello che è la scena alternativa garage o noise che c'è in Italia. Ci sguazziamo volentieri, diciamo. Certo. E poi d'altronde, venendo da una città come Torino, che insomma, diciamo, stimoli non ne mancano di certo, può finire a suonare qualsiasi tipo di musica, possiamo dirla, della verità. Tra l'altro, insomma,
Guarda caso, questa intervista, adesso che faccio un po' di mente locale, come in questi primi tre mesi dell'anno qui da Sotterranei Pop, insomma, sono passati tanti torinesi come i Sicrose. Dinosauri del rock. Sì, è vero, è uno strange, insomma. Perché qui non ci facciamo mancare niente, no? Come si dice, si passa. Non hanno mai smesso i Sicrose. È vero, ecco, questo tipo di personaggi che immagino avrei visto suonare dal vivo più volte in città, ecco, insomma, come li vedete voi? Come qualcosa, ecco, tu li hai chiamati dinosauri del rock. No, vabbè, io ti dico, i Sicrose, vabbè, Luca Re non l'ho mai conosciuto personalmente, però conosco molto bene Walter, che è il bassista. E soprattutto, come ti dicevo, nel periodo in cui facevo surf, Walter suonava, aveva altri progetti, garage, era il periodo in cui la scena garage punk italiana, a parte i Sicrose che hanno iniziato molto prima, comunque aveva ancora un bel seguito. Era il periodo in cui c'erano i Killer Clown, Ray Daytona, che vabbè c'è ancora, però tutti questi tipi di gruppi ce n'erano molti, ed era molto figo, perché alla fine ci si conosceva tutti. Noi in quel giro lì alla fine eravamo dei novellini. E adesso come adesso ho un po' perso i contatti con quella scena lì, probabilmente perché noi come Movie Star Junkies abbiamo esplorato anche, come ti dicevo prima, magari anche altri tipi di scene musicali meno classiche, tra virgolette, quindi non ci si è più incrociati. Addirittura penso che Walter non sappia neanche che sono quei Movie Star Junkies, quindi, però diciamo che ogni tanto succede di vedere che ci sono ancora serate così a Torino, ma sono sempre meno. C'è Giampo Coppa, non so se sei presente, un famoso personaggio dell'underground garage di quegli anni là, si faceva poster e light show e tutte queste cose qua. Ogni tanto lui fa ancora delle serate, e a queste serate qua, che magari per lo più sono serate DJ, riesce ancora a rivedere gente di quella vecchia scena. Io la sera lavoro in pizzeria, quindi non è che tu quindi hai altro da fare, in certo senso. E quindi, insomma, come sempre bisogna conciliare, no? Il lavoro per vivere con la passione della musica, ma non è un po' frustrante anche pensare che poi in fondo, diciamo, non suonando qualcosa che sia hype, no? Insomma, ci siano anche un po' di possibilità, cioè di non pensare che, insomma, poi in fondo, dice, noi non riusciremo mai a vivere di musica, no? Beh, sicuramente è un po' frustrante. In Italia credo che iniziano a guadagnarci quelli che magari sono passati dall'inglese all'italiano o hanno iniziato cantando in italiano. In generale la cosa più frustrante è che in Francia, dove noi suoniamo spesso, c'è una valanga di gruppi di nostri amici che riescono tranquillamente a suonare, avere più di un progetto ed essere perennemente in tour, perché lo Stato se dimostra di fare tot date, ti dà il furgone, ti paga a metà dell'affitto, c'è un bel sussidio di disoccupazione. Qui se non lavori, non lavori e non mangi, quindi più che altro è quello che non funziona tanto qua. Però, quindi questo vi costringe anche un po' ad essere limitati pure negli spostamenti, no? Sicuramente possiamo, adesso non voglio togliere nulla all'Italia, però sicuramente se fossimo nati in Francia tutte queste agevolazioni ci avrebbero fatto tantissimo comodo, perché alla fine il furgone costa, mantenerlo è più un'altra serie di spese che uno ha, nonostante magari col tempo, da quando è iniziato questo progetto adesso, i cachet sono anche cresciuti, per carità, però non è ancora abbastanza da evitare di portare le pizze, insomma.
Senti, ascoltiamoci un'altra canzone intanto, così torniamo anche a parlare di album. Questo è un brano dal carattere sicuramente più marcatamente blues, che trovate all'interno di Cold, di Son of the Dust dei Movie Star Junkies. Si intitola In Autumn Made